Buongiorno e bentrovati da Scandal. Quest'oggi siamo insieme a vedere quello che è il patch commentary della 1.45. È un po' di tempo che non ci sentiamo, ma io non ho perso molto tempo. Ho cercato di valutare questa patch in ogni sua forma in modo tale da potervi dare un'opinione abbastanza obiettiva di quello che è sostanzialmente l'operato della Gaijin nella 1.45. 45 che non sorprende in realtà. Perché già nella 43 avevamo avuto effetti molto positivi rispetto alla 41, che è stata, a mio pensare, la patch più brutta mai creata dalla Gaijin. La 45 in realtà non fa altro che introdurre le Ground Forces americane, le American Army. E sinceramente non c'è tanto da dire, eh? Però c'è un po' da polemizzare. Adesso polemizzo un po' con voi perché poi anche voi vi divertite, secondo me, a sentirmi polemizzare. E quindi niente, adesso apriamo quello che è il Research Tech Tree e andiamo nelle American Army. Innanzitutto, proprio all'esordio, era stata chiusa la simulator battle dei tank, quindi non era possibile giocare con, giustamente anche perché se tu non gli metti una nazione contrapposta, è inutile che tu possa pensare che la gente, usciti i carri americani, vada a giocare i russi o i tedeschi. Giocherà chiaramente i carri americani. Quindi si poteva giocare solo in arcade, quindi questi sono i miei piccolissimi risultati. In arcade ho fullato praticamente quasi tutti i carri dell'inferno dell'era 1 con veramente esiguo divertimento, veramente pochissimo. Va da sé che se si vuole proseguire, purtroppo o bisogna essere baciati dalla fortuna e quindi fare delle task che sono una grandissima rottura di coglioni della Gaijin, oppure comprare un bundle. E allora mi viene in mente di polemizzare immediatamente perché loro cosa fanno? Hanno fatto questa close beta nella open beta, in cui praticamente pubblicano i carri però non te li fanno sbloccare perché hanno bisogno incredibilmente di opinioni da parte dei loro giocatori. Opinioni di cui sono molto poco interessati dalla parte di chi non paga, ma molto interessati dalla parte di chi paga. Perché se voi comprate un bundle, immediatamente voi avrete accesso all'era 2 americana. E allora tutti, chiaramente, e sono sarcastico, quelli che hanno comprato l'era 2 americana saranno pronti a dare i dettagli di ogni singolo bug. Quindi, il primo bimbo minchia che si prende su e compra i carri americani, anche questo qua, l'M4, l'M2A4 First Armored Division, che è un bundle da 3,75 euro, ha sicuramente un valore nell'opinione che dà migliore di una persona che magari ha un'esperienza fotonica, però purtroppo non ha speso 3,75 euro del bando. Ma anche questa è marketing, anche questo è un modo di fare soldi. Questo è un po' spudorato, a me fa un po' schifo in realtà. Sono un po' polemico da questo punto di vista perché io credo proprio che non sia assolutamente da fare una mossa del genere, però va da sé che l'hanno fatta, quindi non è che posso farci molto. Quindi, benvenuti nell'era 2 a tutti coloro i quali hanno comprato un bundle. Purtroppo mi dispiace, dovete aspettare fino al 23 e a tutti coloro invece che non hanno comprato il bundle come me, perché io mi rifiuto categoricamente di poter pensare se dicevano devi darmi 5 euro per proseguire questo progetto, il progetto di War Thunder, io probabilmente sarei stato uno dei primi a dire ok, io ti do 5 euro, ma prendere per il culo così la gente che dici, sai, noi abbiamo da valutare i veicoli prima di metterli fuori, a parte il fatto che il motore che governa le resistenze e le perforazioni dei proiettili è impostata manualmente, quindi io dubito che qua dentro qualcuno abbia fatto qualche errore, non meno direi di quanti errori ci sono già nel tech tree tedesco e nel tech tree russo, quindi è inutile che mi viene a dire che la mia opinione diventa importante se io pago, perché così tu sei più divento parte dello sviluppo dei tank americani. Questa è una presa per il culo che non ha senso. Ti viene da metterti le mani nei capelli e dici: ma dai, ma io sono anche se sono un ragazzo di 12 anni, non ci, io capisco cosa vuoi fare. Inutile, una mossa commerciale di un'ipocrisia senza senso. Comunque,
tech tree americano fatto, tech tree inglese, tedesco, a parte dei tank, adesso non so se ci siano state qualche aggiunta o qualche cosa, comunque sono stati migliorati alcuni damage model, sono stati introdotti alcuni tipi di munizioni, adesso non è nello specifico che io voglio andare nella parte dei tank più che sul discorso della parte degli aerei. E quella mi interessa di più perché non voglio farcirvi di parole, poi sotto Natale non avete neanche tanto tempo di star lì a guardare un video di 20 minuti, quindi cerchiamo di essere quanto più concisi possibile. Tank a parte e prese per il culo della Gaijin a parte, diciamo che nuovi aerei, ci sono nuovi velivoli, alcuni ritoccati, alcuni nuovi, di cui uno è questo qui, F2H2 Banshee. Il Banshee è, come vedete, molto simile al Panther. Il Panther nella sua versione 2, nella sua versione 5, che poi sono quelli che seguono l'F9F2 e l'F9F5. Molto simile, cambia, vabbè, chiaramente vedete anche voi quali sono le variazioni estetiche, senza che ve le racconti una per volta, però comunque la cosa che sorprende è questa, il battle rating 6 e 7. Io adesso sto parlando esclusivamente di realistica, perché non parlo di arcade, probabilmente forse un giorno parlerò di simulativa, ma non sicuramente di arcade. 6 e 7 è un battle rating che lo accompagna sicuramente al P80A, che già rompe i coglioni agli ultimi aerei prop plane, quindi aerei elica, dell'era 4 late, che è un 6.3, poi un Shooting Star che è un 6.7 e un F84B che è un 6.7, a cui si aggiunge degli alleati anche un Meteor F Mark 3 di un 6.7 e il Sea Meteor, che vediamo spessissimo, l'F Mark 3, anche chiamato Sea Jesus, e questi sono i velivoli che incontrerete sull'era 4 late. Allora, vi viene anche da pensare che cosa serve a noi che ci aggiungano nella parte americana un altro velivolo che non ha fatto, e ripeto, non ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, che va a fare, diciamo, concorrenza a, ad esempio, al mio Dora 9, il mio favoritissimo, bellissimo Dora 9, che volo una volta su due e che una volta su due si trova dei caccia che hanno partecipato alla guerra di Corea, quindi quasi, io vi dico quasi, di 10 anni successivi. Quindi, come è possibile che Gaijin, anche perché poi ci si aspettava, loro avevano detto in un question and answer, noi adesso, per ravvivare chiaramente l'interesse della community, noi adesso faremo una cosa che è una figata pazzesca, cioè ognuno dei vostri velivoli avrà un ventaglio di avversari con il quale si potrà scontrare, e solo con il quale ci si potrà scontrare. Quindi il ventaglio dei velivoli non era stato definito, quindi noi ammazzeremo il battle rating dandovi questa prospettiva, e questa è stata una cosa che ha ravvivato la community, e dice cazzo, finalmente i neuroni hanno fatto la sinapsi, cazzo, ma allora davvero loro hanno un quoziente intellettivo normale? no, purtroppo no, mi dispiace, non è neanche qui, e quindi loro non hanno detto nulla. Hanno dei battle rating che veramente fanno una roba terribile, che giusto perché sono sotto Natale, voglio essere più buono, però veramente fanno schifo. Non ha senso che un TA-152, un Dora 9, un Dora 12, un G10, un K4 debba costantemente, oppure ad esempio i Ki-84, i J7V, che io non sono ancora riuscito a farci niente, gli Shidenkai 6.3 entrambi, cioè non ha senso che io vado a combattere contro dei jet fighter. Che senso ha che io vado a cercare di andare a correre dietro a un P80, un F80C, un Banshee, che adesso mi sto trovando anche abbastanza bene, però è quasi vergognoso che io vada a volare un aereo del genere. Lo volo, mi piace, ok? Però quando vai ad attaccare dei prop plane ti vergogni un po'. E come fanno loro? Loro possono solo cercare di respingere, di reagire a un attacco, che in realtà non possono, se uno è bravo non possono farci nulla. A meno che tu non sprechi tutti gli attacchi o hai una mira pessima, allora dopo te la vedrai sicuramente contro di loro. I risultati sono estremamente positivi e ve lo consiglio vivamente e anche sinceramente. Ve lo consiglio fino a che War Thunder sarà fatto che aerei che hanno preso parte alla guerra in Corea partecipano contro aerei che hanno preso parte a metà guerra mondiale. Allora, scusa, adesso io nella mia vita ho sempre pensato che se c'era una sgraveria era inutile andarci a correre dietro, perché insomma non mi guardavo neanche più allo specchio, però adesso mi sto rendendo conto, ma perché io devo
sempre prendere il mio Dora 9 e andare a fare dei gran casini per andare a combattere sti aerei qua, e poi invece non li vado a usare, quindi lo uso, non me ne frega assolutamente nulla, lo uso, lo spammerò, farò, probabilmente sarò uno di quelli che contribuirà al collasso di questa era, perché non ha senso. Però è anche vero che se uno ti dà, se ogni volta ti devi guardare da i MiG-9 oppure non so, i Meteor, oppure non so, adesso lo spam di R2 e Y2, i famosi Kaiyun, no? I Kaiyun Kai, cioè sono delle cose che non hanno senso logico, però esistono, quindi vabbè. Siamo in una situazione storica di War Thunder un po' inquieta dal punto di vista aeronautico, quindi che dirvi, a parte il Banshee, che è un gran bel velivolo, hanno ritoccato quello che è l'Arado, il 234B2, adesso vediamo se riusciamo, vabbè, facciamo customization così lo vedete, l'Arado, classico Arado, modello normale, diciamo, non è che ha molto di più. Io l'ho usato due volte, mi sono stragigarotto le palle, quindi non è che posso parlarne molto bene. Ma comunque anche dei loro amici, B57, Canberra Vari, 6 e 7 di battle rating, tu prendi il Dora 9 ma vallo a prendere un aereo del genere. E tu li vedi correre come lepri, tutto lungo la mappa, e poi tanto non li puoi prendere perché anche con i jet fai molta fatica ad andarli a prendere. E quando quella volta gli 6 ore 6, i piloti infami, questi parassiti di War Thunder, cosa fanno? Virano in negativo, spaccano le ali giusto per non darti la kill. Io lascio un momento di silenzio perché voglio farvi capire che davvero siamo arrivati a dei livelli mentali della gente che non ha senso. Cioè, i piloti di B-57 Canberra adesso ultimamente fanno il rush diretto facendo un dive da 3000 metri fino a 1000 metri giusto per prendere quei 1000 km/h di velocità, buttano le bombe su una base e poi se vedono che hanno qualcuno dietro, virata, G negativi, spaccano le ali e ripetono. E tu cosa ci puoi fare contro una cosa del genere? Nulla. Quindi diventa un'esperienza frustrante, ve lo ripeto, frustrante. Qui hanno introdotto un'altra macchina di merda, credo. Questa è una macchina che tutti si aspettavano, adesso non so se abbia carico di bombe, sia anche carico di bombe, ed è un camberrone, il B Mark VI, che sarebbe un camberrone a cui dite, ehi guarda, è poverino, è il camberrone gravido, guarda, il camberrone femmina. No, in realtà questa roba qua è un pod in cui sono inseriti 4 Hispano Mark V dei cannoni assurdi, e questo è un altro di quei velivoli del cazzo, davvero, io lo odio, che contribuisce a rendere War Thunder un gioco schifoso. Perché? Perché questi poppano a 3000 metri, rushano direttamente sulla vostra, dove voi andate in climb, loro hanno un vantaggio di quota, in più sono estremamente veloci, e poi dopo se ne sbattono delle bombe, che possono tranquillamente buttare anche sulla prima base per fare giusto quei 15-20.000 leoni in più, e poi con questo pod, con 4 Hispano Mark V, vi massacrano le palle, vi giuro, vi massacrano le palle per qualcosa come 5-6-10 minuti. Tanto loro comunque virano in un fazzoletto, anche perché se il turning time qua c'è scritto 26, andate tranquilli che è decisamente meno, perché l'ho visto, è un modello Meteor, quindi praticamente non riuscirete a fare niente, in più hanno un'energia pazzesca perché precipitano da 3000 metri. Qui questo qua è un altro aereo veramente di merda, che se siete dei Lamer spammatelo. Io ho visto tutti i Top Clan, tipo i Cat, gli Esses, i Vint, sono pieni di macchine così che volano dalla mattina alla sera per fare lameraggio, quindi se siete anche voi dei Lameroni, fatelo, perché, scusate, lo Spitfire non è ancora perso in una partita con i Jet, chiaramente, perché anche lui, poverino, 5-7, quindi capita tranquillamente contro i 6-7, quindi io adesso ne era 4 late, non mi sto più divertendo, vi preferisco, era 5 early, i poveracci che mi capitano sotto gli scolpi di cannone sono cazzi loro, io, però diciamo che la passività di stare a inseguire con un aereo a elica tutta la partita, tutta la benamata partita, un jet che non si vuol far prendere, o ancora quei paracappati, quei mongoloidi che si fanno inseguire per mezza mappa, poi quando ti si avvicini bailano, quindi si buttano col paracadute, cioè io penso che sia una delle cose più tristi che le guarda, ma neanche una partita di calcetto con dei manichini è più schifosa, più triste, ecco, fate il conto di quanto veramente poco stimi queste cose. Quindi
L'albero di Natale ci dice che è Natale, la neve invece di andare in giù va a destra e a sinistra e sembra la polvere che non ho dato sopra i tetti dei miei hangar. Io penso che perlomeno il modello della neve avrebbero potuto farlo meglio. Adesso non mi dà quasi fastidio, mi viene quasi da pulire questo cazzo di monitor che non riesco, mi sto infastidendo, sto diventando una persona frustrata per queste cose, aiuto. Vabbè, comunque, ma adesso che insomma, un altro aereo che hanno introdotto è il J2M è un aereo che nel volo di prova mi ha abbastanza impressionato, nel senso, non so se più che altro un 5.0, quindi contro i jet non ci andrà, quindi sarà un bel velivolo da volare. Adesso non vi so dire se sarà gustoso o no, però secondo il mio punto di vista è un misto tra Focke-Wulf e Polikarpov, il famoso I-185, che adesso non fa quasi più niente perché modelli di volo sono modelli di volo ritoccati adesso. Prima era una sgraveria, adesso fa un po' schifo. Però comunque diciamo che questo si prospetta essere un bel velivolo. Poi un altro di cui chiaramente sentivamo l'esigenza è un altro I-16, il Type 10. Io già questi qua non li ho neanche ricercati, mi fa schifo il cazzo di I-16. Però comunque vabbè, I-16 Lishak, l'asinello, il ciucco. Abbiamo un altro ciucco armato di scassi da 7,62, 4 nella fattispecie, una montata qua, due montate qui, una montata qua, quindi considerate che potrete, se siete amanti di questi velivoli, fare una bellissima impressione, soprattutto con la vostra ragazza, perché ha le bandone bianche, guardate che bello sotto, con le sue stellone rosse, coperte chiaramente dal bandone bianco, non si sono neanche preoccupati di farlo in maniera coerente e corretta. Comunque, se vi mancava un Ishak oltre all'I-16 Type 5, all'I-16 Type 18, all'I-16 Type 24, all'I-16 Type 27 e 28, se sentivate ancora, nonostante questo, l'esigenza di un Ishak, la Gaijin vi premia con questo Type 10 assolutamente futile. Comunque, rimane il grande incognito di che cosa a 6,7 ci faccia l'IL-28, aereo che ha preso parte anche alla crisi missilistica cubana, quindi si parla quasi di anni 70, quasi, diciamo, vabbè, anni 60 inoltrati, diciamo, però comunque, io questo lo trovo col Dora 9, ve lo dico subito, io con questo lo trovo col Dora 9, c'è uno spam impressionante, ma non col Dora 9, con anche questo Dora 9, quello che avevo acquistato, quindi io mi acquisto un velivolo da 5,7 e in compagnia io ho gli IL-28, cioè, vi faccio capire, da qui a qui, c'è un'era, da qui veicolo, velivolo del 43 circa, o forse anche prima, concezione sicuramente antecedente, da questo, cioè, e questo fa un male bestia, perché spara dietro, spara davanti, spara ovunque, carica bombe, vola a 1000 orari. Ma secondo voi quando io sono nella parte tedesca, io questo posso andarlo a prendere? Quando lo guardo sono già morto, a meno che il pilota non sia un rincoglionito, ma va bene lo stesso. Quindi niente, io spero di esservi stato utile in questo piccolo resoconto. Adesso stanno mettendo fuori le World War II Chronicles, Norway Island Defense, vedete, tanto poi alla fine io ieri ho fatto l'invasione della Finlandia da parte dei sovietici e c'era la mappa di Karelia, insomma. Quindi non si sono neanche sforzati in queste Chronicle di mettere due mappe schifosissime di più, dai, per piacere. Non ditemi che ci perdete troppo tempo. Già ne fanno una al semestre, noi ci siamo anche rotti ampiamente i coglioni di fare sempre le 6-7 mappe che ci fanno. Ormai sono 2 anni che ci sono quelle 10-15 mappe totali, non ha senso una cosa del genere. Comunque va bene lo stesso, dai. Io vi auguro buon Natale se non ci sentiamo ancora. Ricordatevi di mettere una bella stella rossa sul vostro albero di Natale come qua. E tutti questi regali sicuramente non saranno per voi, ma sono da parte della community per la Gaijin, perché loro si sono autopremiati con questi bundle assolutamente infami dei carri americani, che vi ripeto potete andare a prendere, questo addirittura costa 3,70€, quindi potete anche andarli a prendere per sbloccarvi gli Sherman se siete fanatici, ad esempio, o avete visto Fury con il mitico Brad Pitt che andava a shottare i Tiger col suo Sherman. Se anche voi pensate di poterlo fare, fatelo, perché rimarrà, diciamo, un pochino così bagatello fino a che voi non avrete comprato tutti i vostri Sherman, tutti i vostri bundle americani, e poi dopo nerferanno chiaramente portandoli a un livello umano. Adesso sono delle robe assolutamente assurde, e quindi anche per questa volta è tutto. Guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo, e ci vediamo alla prossima. Ciao.